Vai. Parto Sì, proprio? sì. Ok. Ciao a tutti. Allora, oggi è il video promossi e bozzati. Iniziamo subito. Allora, promossissimo è questo fondotinta di pupa, l'Active Light. Sicuramente lo conoscerete tutte. Allora, io devo premettere che... Allora, questo è un fondotinta Active Light, fondotinta attivatore di luce, pelle perfetta. Quindi io, avendo la pelle molto lucida, di giorno sarebbe per me impossibile metterlo, soprattutto al mattino. Diventerei, amore Elena, diventerei proprio come la lampada di Aladino, perché, cioè, diventerei tra lucida, tra luminosa. A parte che, per quanto riguarda la pelle Stavo lucida... spaventando, cos'è quella roba nera con cui Sto stai giocando? giocando! Ma A cos'è? parte che per quanto riguarda la pelle lucida, ho scoperto una piccola cosa che, cioè, mi ha un po' sollevata. Ero andata in un sito di una farmacia e ho scoperto che in realtà la pelle lucida si chiama anche pelle brillante. E quindi ho detto, ora, adesso devo... Preferirei non avere la pelle brillante, Sì, però. però comunque diciamo che è anche un bel nome, avere una pelle brillante, quindi almeno per sollevarci un po'. Comunque, a parte gli scherzi, questa qua io la promuovo assolutamente perché da fondotinta da giorno assolutamente no, però me lo metto alla sera, è molto leggero, ovviamente non bisogna avere dei pustolotti giganti perché sennò non va Pustolone. bene avere dei pustoloni perché comunque è molto leggero. Però da fondotinta da utilizzare alla sera uniforma benissimo l'incarnato, è molto leggero, va benissimo anche come correttore. Quindi per me è perfetto. E poi il prezzo, era quanto che l'avevamo pagato? Ma secondo me, come al solito, l'acqua sapone era un po', era leggermente scontato, ma secondo me Sì, comunque sui 13, 13. E 15 questo qua è un fondotinta massimo. buonissimo. Ovvio, come ho già detto, per me dalla mattina no, però per la sera per me è perfetto. Poi, altro prodotto promossissimo, sempre a parlare in tema di fondotinta e ciprie, è questa cipria di MAC. Questa qua è la Blot Che Powder. io non ci vedo un No, tubo si perché ho gli occhi che mi vede? bruciano. No, Allora, però questa sì, qua è la Blot abbastanza. Powder. Allora, è la cipria di MAC. Allora, la Mineralize Skin Finish mi sa che costa sui 28, se non sbaglio. Invece, questa qua costa 20 euro. Allora, io ero alla ricerca, ve l'avevo già detto, di una cipria che opacizzasse un po'. E questa qua per me è perfetta. A parte che è comodissima perché è da portare in giro, voi l'aprite, è così. C'ha il suo specchietto. Sì, una cipria Sì. compatta, tipo. Sì, è compatta e quindi col pennellino oppure con la spugnettina, io, cioè la spugnetta non è che la usi molto, quella che c'era già dentro, uso preferibilmente il pennello, goccia nell'occhio, porca Infatti. miseria, oppure quando sono in giro che mi arriva la goccia direttamente sulla frangia, quindi vado in giro con la frangia tutta bagnata, è terribile, scusate, i capelli tutti in bocca. E quindi per me questa cipria qua è perfetta, opacizza benissimo, poi ovvio non è che ti sta lì a opacizzare per 10 ore, me la porto in giro, vado in bagno, finita la lezione, mi Sì, per me riallumo una mezza volta giornata, basta per tutta basta la sì, giornata, basta una cioè. volta per tutta la giornata, quindi non è che dovete andarli 2 o 3 volte in bagno, poi ovvio questo dipende da pelle a pelle, è perfetta per portare in giro, è comodissima e poi come vedete è marroncina e quindi se vi sentite oltre ad essere magari dopo un po' che il trucco va via, quindi si è un po' pallidine, Perché c'è anche quindi... quella proprio bianca in Sì, c'è colore. anche quella in colore, però io ho preferito questa perché comunque intanto che opacizza mi ridà anche quel colorito in più. Ovvio, non è che proprio è una terra abbronzante, però vi ridà un po' quel sano colore che magari si è perso durante la giornata. Promossissima, costa 20 euro, quindi cioè, per essere una cipria di MAC non penso Sì, neanche troppo infatti non è. eccessivo. Ultimo prodotto promosso, ci sono 3 promossi e 3 bocciati, è questo balsamo per le cuticole della Barrat's Bees. Allora, io ero andata da OVS, avevo visto questo balsamino, mi piaceva anche un po' dal lato estetico. Ho visto che costava meno di 3 euro, era scontato 2,80 euro, ho detto lo prendo. Io questa marca qua non la conoscevo assolutamente. Poi ho visto delle ragazze su Instagram che erano matte di questa marca, hanno detto che è una marca buonissima, che però è Anche introvabile. Clio, Anche Clio l'ha detto che si trova solamente, molte ragazze lo ordinavano solamente sul sito Ecoverde, allora io mi sono intrufolata nella discussione e ho detto guardate, io l'ho trovato anche da OVS, tra l'altro scontato, infatti anche quando avevo preso lo scontrino lì c'era scritto lo sconto in realtà il prezzo reale è sui 7 euro, quindi tanto, ho detto vuol dire che comunque è una marca conosciuta perché solo io non la conoscevo alla fine. Comunque vi faccio vedere, una crema al limone. Burt's Bees Lemon Butter Cuticle Cream. C'è proprio pronuncia terribile comunque. È così. Proprio, a parte qualche peletto che c'è dentro, non Sì, fateci non si vede caso. molto, però Però sì. comunque Sì, è
consistenza balsamo tipo, e voi ve lo mettete sulle cuticole, è il tipico prodotto da tenere lì sul comodino alla sera. Io non lo uso mai perché veramente... Io lo uso sempre tutte le sere, anche perché ormai ho le unghie disastrate, e quindi mi metto lì, bella tranquilla, prima di dormire. Dovrei prendere esempio da te, sorella. Bravo Irene. Sorella ordinata, sorella perfetta. Tu sei disordinata, io lascio posto la casa, adesso basta. La casa, la camera. Il bagno e la camera. Il bagno e la camera, niente, come se non avessi fatto niente, però continuiamo col prodotto. Ecco, allora, sì. Poi io parlo, divago. Allora, questo qua, veramente ottimo, io me lo metto su tutte le sere, perché avevo delle cuticole che erano tremende, tutte dure, e vedo che la situazione è nettamente migliorata, le cuticole molto morbide. Poi comunque, base di limone, il limone fa benissimo per le unghie, e infatti io me lo metto anche su tutta l'unghia. Qua c'è scritto crema per cuticole, però mi sono inventato un altro modo, intanto che sono lì, me lo metto su tutta l'unghia. La prossima volta ti spremo un limone sull'unghia e almeno non spendiamo i soldi. Sì, no, però io prima, prima di scoprire questo miracoloso prodotto, utilizzavo il limone. Il limone puro, comunque il limone fa molto bene per l'unghia e quindi questo prodotto mi piace tantissimo. Inoltre l'avevo trovato scontato, costava meno di 3 euro, quindi meglio di così non si può. Arriviamo però ai prodotti bocciati. Allora, bocciatissimi sono queste cavolatine, scusate, della Top Girl. Allora, io ero andata, queste qua. Allora, questa qua è una maschera esfoliante, come si dice, maschera esfoliante all'uva yogurt, come vedete. Sì, che non sa né di uva e né di yogurt. Allora adesso, cioè, vi dico di cosa sanno. Allora, questo qua invece è uno scrub viso delicato, cereali e yogurt. Allora, io li ho presi all'Auchan. Ero andata all'Auchan e per me andare all'Auchan è come andare nel mondo dei balocchi, perché comunque, cioè, abitando in un paesino, l'Auchan per me è lontanissimo. Io non avevo mai visto questi prodotti, bellissimi esteticamente, busti mai visti prima, e quindi ho detto li compro, costavano 2 euro. Faccio una sorpresa a mia sorella. E allora, ok, li ero felice. Bellissima, sì, certo, poi provati. Ho preso un pochino, ne ho comprati 2 o 3. Orribili. Allora, questo qua è uno scrub viso, è inutile dire che non è uno scrub, non fa niente. Niente. Quindi comunque, ok, ho capito, non costano niente, però allora la prossima volta non spendo neanche 2 euro. Invece questo qua è veramente pessimo. Faccio il bubù qua sotto. Questo qua è pessimo. Uva e yogurt pulisce i pori. Di schifo. Sì, è orribile. Pulisce i pori in profondità e tonifica la pelle, balle su balle. Ma dove? Per me è terribile. Sa di conservante, sa di scatola, sa di plastica. Allora tu, Irene, l'altro, cioè mia sorella, lei. L'altra volta. No, no. Chi? Ha detto, cioè, io non mi va di. Mia sorella, lei, Irene. Lei, terza persona. Ha detto, usiamolo in un altro modo, perché comunque come maschera non va bene. Proviamolo a usare come anche un po' di detergente, chissà, orribile, profumo è pessimo. Che schifo, mi sembra, cioè, proprio di stare in un cantiere industriale. Io non mi metto su quello schifo lì, sulla faccia. È orribile, cioè. E più ho comprato questo anche. Questo vabbè, dai, questo secondo me sembra un po' più... La maschera gel, ciliegia, yogurt. Sono un po' più ottimista, dai. Sono un po' più ottimista, però ho paura di sapere di che cosa sappia. Perché se quello là sapeva di conservante, questo qua, speriamo, la userò, ovviamente, la aprirò. Però ho paura di sapere l'odore. Poi passiamo ad altro prodotto bocciato, è questo struccante bifasico. Mi togli un attimo il capellino dall'occhio? A me? A te? A me? Certo, voi. Grazie, stavo soffrendo. Immagino. Allora, questo struccante della Garnier bifasico, io l'ho comprato perché ne ho sentito parlare benissimo da molte ragazze su YouTube. Allora ho detto, comunque uno struccante non è della Clarins, così ho detto, lo compro perché comunque non costa tanto. Allora, a me non piace. Ovviamente, no, come ben sappiamo, gli oli sono quelli che struccano più di tutti. Questo qua è bifasico. Però a me, allora, secondo me non strucca, non strucca in profondità. Poi mi dà fastidio sulla pelle perché è molto oleoso, quindi mi si crea come una patina oleosa, quindi sembra che non riesca a penetrare in profondità. A me sembra che proprio faccia fatica a struccare. Sì, e poi ragazze, cioè scusate, io l'ho usato 2 volte praticamente, tu l'avrai usato 1 o 2 volte, è già così, sì, è già quasi e poi costicchina. Lo uso un'altra volta, finisce e costicchia, quindi io la prossima volta non lo compro più, non mi piace, quindi ne ho sentito parlare tanto bene, però non mi piace. Altro prodotto bocciato, e adesso secondo me arriva la mandria delle donne che mi uccidono, perché secondo me sarò l'unica al mondo che non gli piace questo. Le Neve Cosmetics fans. Sì, è il fondotinta minerale della Neve Cosmetics. Allora,
come so, è formulato benissimo, è naturalissimo, però su di me non mi piace assolutamente. Io l'avevo preso perché l'avevo sentito parlare tutti benissimo, ho detto compriamo un fondotinta che magari per la mia pelle lucida vada bene. Sì, il fatto che abbiamo la pelle talmente che non mi va bene neanche il minerale. No, non va bene neanche un minerale, se all'inizio vedevo che magari la pelle veniva tenuta a bada a mezza mattinata, sembrava che quasi... una reazione che di esplodere nel fondotinta che esce da tutti i pori. Non mi piace, non mi piace nemmeno l'effetto che mi fa, perché l'ho provato sia bagnato e quindi che l'effetto un po' più cremoso sia asciutto. Sì, anche perché se io esco la sera, cioè visto che la sera comunque non ho tanto il problema della pelle grassa, preferisco mettere un liquido, mettere una terra. Alla mattina, quando sarebbe il momento ideale per il minerale, però vedo che poi mi sputa fuori anche quello. Sì, proprio sputa fuori e quindi... No, e poi comunque vedo molto l'effetto, cioè si vede, ragazze, per me il fondotinta liquido è il migliore perché proprio ti rende la pelle quasi perfetta, invece questo qua vedo comunque la polverina, si vedono molto di più un po' i difetti, vedi la polvere, vedi magari un po' le unghiettine di spassione. Se non mi si ingrassasse la pelle andrebbe bene, ma mi si ingrassa lo stesso. Quindi, cioè è un buonissimo prodotto, ma su di me... A me non piace, infatti adesso cerco proprio di non utilizzare il fondotinta, vi ho fatto vedere prima la cipria di MAC, utilizzo il correttore e la cipria e per me la mia base è perfetta. Sì, infatti alla mattina solo correttore, correttore, cipria e un filo di blush. Un filo di blush, poi ovviamente il minimo indispensabile. Il fondotinta Pupa Till Light lo uso più di sera, che quello lì magari quando voglio essere un po' più stafica, anzi fica, non sta perché non la sono. Poi ultimo prodotto bozzato è questa matita di Shaka, ragazze. Questa matita di Shaka, eccola, è da, 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 troppo forte. Allora adesso vi racconto una storia che, ragazze, scusate, ma io sono ovviamente un po' sconvolta da questa matita di Shaka. Vabbè, allora, non si vede, però dovrebbe essere marrone. No, adesso vi faccio vedere. Allora, praticamente questa matita è una matita marrone. Io ero alla ricerca di una matita marrone. Prima di aver comprato la famosa matita marrone di Essence, quella penna, ho detto compriamo... Siamo a 12, eh? Ok, taglio. Compriamo la matita di Shaka. Intanto che lì costa poco, va bene, una matita marrone. Ma chi lo sapeva che dalla matita marrone poi diventasse rossa? È rossa mattone la mattina. Sì, è mattone. La mattina sono uscita per andare all'università. Vediamo, cioè, da se qua si vede. È marrone. Sì, non è che si veda molto, sì, però sembra... Infatti il negozio ce la siamo provate sulla mano e l'abbiamo presa perché era marrone. Cioè, poi alla mattina sono uscita con la matita marrone, tra l'altro me l'ero messa qua sulla riga dell'occhio, poi riga interna dell'occhio, riga esterna un po' calcata, far fungere da eyeliner, terribile, a metà mattina c'avevo l'occhio che era rosso, rosso mattone, non sapevo più come fare. Ho detto, Chiara, hai fumato due cannoni? Sembrava che avessi fumato due torcioni, avevo gli occhi rossi in più, mettici l'occhiaia, quindi occhiaia, occhio gonfio, occhio rosso, era terribile, quindi mai più. Comunque io, ragazze, taglio perché non penso di poter pubblicare dei video oltre 15 minuti, quindi il signor YouTube non te lo consente, sì, ancora. Se voi sapete come si fa a pubblicare dei video, oppure ditemi stai zitta, pubblica dei video meno di 15 minuti. Io, ragazze e ragazzi, vi mando un bacio. Ciao a tutti. Ciao, ciao.